Tutti benvenuti a questo nuovo video. Spero mi vediate. Sono in condizioni orribili perché mi sono appena svegliata. Devo ancora fare colazione. Fatemi vedere mentre faccio colazione. Allora, questo video praticamente è per farvi capire un po' di cose. Allora, non so precisamente quando uscirà, né se verrà montato con altri video annessi o foto. Allora, praticamente nella mia casa ormai da un paio di giorni, non so quanti. Scusatemi, c'è tantissima luce, ma perché sono in cucina. Non posso fare video in nessun'altra stanza della casa perché è letteralmente piena di roba. Allora, ho deciso, diciamo, da settimana scorsa di ristrutturare la mia stanza e anche dovremmo un po' ristrutturare anche parte della casa perché fra 2 settimane nasce comunque la bambina, che abita, la bambina, la figlia della mia vicina che abita proprio sotto di me. Quindi mi ho deciso adesso di fare rumore anche perché tanto ci hanno accompagnato amorevolmente quelli fuori che stanno catramando la strada, quindi la stanno spaccando e catramando. Quindi siamo in dolce compagnia. C'è il mio casino fuori, dentro casa, insomma un macello, poi i miei sono felicissimi. Allora, io e i miei ragazzi ci siamo messi praticamente a ristrutturare la mia stanza, che è la stanza, diciamo, che è quella che volevo ristrutturare da tempo. Diciamo che volevo farlo quest'estate, il problema è che per vari motivi, tra cui l'odio perenne delle zanzare, non siamo riusciti. Diciamo che grazie a qualche stratagemma stiamo riuscendo a ristrutturarle. Allora, siamo partiti da venerdì. Oggi è, non so che giorno sia, mercoledì. Ho speso che sia mercoledì, ragazzi. Non so che giorno della settimana sia. Non so, comunque abbiamo iniziato a venerdì. Adesso penso che sia o martedì, mercoledì, non lo so. Mi sono un po' persa. Penso che sia mercoledì forse. Non lo so. Comunque, no, forse martedì, sì, oggi è mercoledì, penso di sì, sai, non lo so. Vediamo se posso sapere dal telefono. No, perché sono visto quel video. Comunque, ci siamo riusciti già a fare qualcosina. Allora, diciamo che la maggior parte del lavoro pesante l'abbiamo fatto, l'ho fatto io venerdì, ho spostato tutti i mobili e poi il mio ragazzo mi ha aiutato a spostare gli altri mobili, quelli più pesanti, perché dovevamo essere in due, perché erano veramente, veramente tanti. Poi vi spiego un po' le step che abbiamo fatto, poi vi farò vedere dei video. I video, volevamo fare delle live, partiamo da questo presupposto. Purtroppo, diciamo proprio concretamente, era impossibile farle perché, uno, lo spazio era veramente piccolo nella mia stanza, vedrete poi la mia stanza è piccolissima, e c'era solo un pezzettino di marmo dove appoggiare i telefoni, ma tra trapani, motoseghe, levigatrici, abitatori, seghe, eccetera, eccetera, era impossibile fare un video, una live decente, quindi alcuni pezzi del video nemmeno ci saranno, anche perché solo per pulire un muro ci abbiamo messo 2 ore, quindi non mi sembra carino farvi vedere 2 ore noi con una spugna che pulivamo il muro. Quindi diciamo che abbiamo fatto un work in progress, nel senso che man mano che riuscivamo abbiamo fatto foto, video di tutta la serie di cose della mia stanza. Allora, il primo step, abbiamo svuotato la stanza e abbiamo spostato la roba in sala. Infatti nella mia sala c'è la mia stanza, tranne il letto. Che letto io, come potete, chi lo sa, io avevo un letto soppalco. Vi lascio sotto il video, se no basta che andate a cercare, cioè, è salito anche abbastanza di numero. Si chiamava per conto del letto soppalco, c'era anche il mio room tour della mia stanza. Avevo un letto soppalco che era alto più o meno 1,80 m circa. Adesso è alto 35 cm, più o meno, diciamo un po' di più, non sappiamo precisamente quanto sia alto. Giù 40 cm con gommini e tutto. Praticamente il venerdì, che è giorno 1, abbiamo tolto tutti i mobili, messi in sala e ho pulito tutta la stanza. Quindi ho passato l'aspirapolvere, pulito, abbiamo staccato tutto dai muri. Quindi abbiamo tolto tutte le mense, tutto quello che c'era nella stanza. E abbiamo lasciato solo il letto e il materasso. Materasso perché faceva da leva e perché l'impalcatura pesava 1 quintale all'inizio per segare i piedini del letto. Una volta, diciamo, tolte poi anche le assi, perché io adesso non ho più le assi in una parte del letto, perché non mi servono, non cado più giù per terra, ho lasciato solo le staccionate, quelle che mi servono per dormire. Le altre le abbiamo tolte, abbiamo staccato anche la scala, che è una bella impresa, lasciamo perdere. Abbiamo segato le gambe, le abbiamo levigate e abbiamo messo quei gomini. Tutto ciò grazie all'aiuto del mio ragazzo, poverino, che si è messo con la motosega, con la sega circolare, la sega normale, perché fino a un certo tot non segava più. Grande onore a IKEA per i letti che fate, il legno e tutto il resto, perché penso che sia l'impresa mondiale segarli e romperli soprattutto.
quindi a prova di bomba. Se volete comprare un'impalcatura, comprate il sottopalco, non si spaccherà mai, dovete spaccarlo voi. Comunque ci siamo riusciti, abbiamo messo tutti i legni fuori e tutto, ci siamo riusciti. Quindi secondo giorno letto è stato fatto. Abbiamo sbagliato un po' le misure, abbiamo dovuto risegarlo di nuovo, però dettagli a parte. Nello stesso giorno, se non sbaglio, ci siamo messi di nuovo a pulire tutto il resto. E poi ci siamo messi, se non sbaglio, a sistemare la stanza. Il mio letto è rimasto nella stanza con il materasso. Abbiamo pulito il materasso, abbiamo pulito il letto e tutto. E ci ho messo le coperte e ci ho dormito. Perché tanto comunque. E poi la cosa più importante, abbiamo pretrattato i muri. Quindi abbiamo puliti, perché un muro era pieno di roba appiccicata, eccetera. L'altro muro era pieno di muffa, come anche una parte della parete vicino a, diciamo, del sifone. Quindi il nostro compito è stato quello, diciamo, di pulire la parte con la muffa. Quindi abbiamo usato un'antimuffa, abbiamo pulito con le spugne, non vi dico che roba. E poi abbiamo lasciato aleggiare la stanza e l'abbiamo fatta anche asciugare con il fone e il ventilatore. Invece il giorno seguente, ovvero ieri, abbiamo stuccato tutto il muro. Tutti i buchi che c'erano nel muro abbiamo stuccato, abbiamo usato anche il gesso perché parte del mio muro era caduto a pezzi. Siamo anche riusciti a dare una mano di vernice nella parte dove io ho la TV. Il mattino, come mamma, ha tolto la TV, ce l'ha tolta, ci ha tolto anche il gancio, mi ha tolto anche l'elettricità perché avevo due luci, adesso ne ho solo una principale, quella che è di più, quella che ha più luce. Io ho tolto tutta l'altra roba che c'era sui muri, tipo acchiappasogni, cose legate ai ganci per poter dipingere. Abbiamo chiuso tutti i buchi, abbiamo messo un telo sul letto, perché ovviamente fa polvere. E dipingere sul mio letto non è proprio il massimo. Il letto non può uscire dalla stanza, quindi rimarrà lì per sempre finché non abbiamo finito. Abbiamo coperto il mio letto con il nylon, abbiamo coperto anche il pavimento con il nylon, almeno la parte interessata. Abbiamo fatto la zona, diciamo, del cartongesso della parte esterna, quindi abbiamo fatto varie mani vernici dopo aver livellato con la carta, la chiamo la carta raspa, la carta vetro, lo stucco. Adesso dobbiamo ancora fare la parte del gesso, che è quella abbastanza dura. Adesso vedremo come fare, se non crolla tutto. Alcune parti abbiamo dimenticato di stuccarle perché lo stucco non bastava, quindi c'è questo problemino. Vabbè, pazienza. Comunque abbiamo ripretattato anche il muro con la muffa, che sarà l'ultimo che faremo, perché appunto dobbiamo metterci qualcosa per, oltre la vernice classica che uso ad acqua, perché appunto possono allergica a smalti, vernici normali e tutti i tipi di conservanti, se non mi, già con la polvere solo mi vengono le bolle. Quindi per ora abbiamo dato due mani vernice nella stanza, nella prima parete, e anche due mani vernici in una parte dove dovrà venire poi, per chi lo sa, azzurro polvere il colore più o meno. Quella parte là c'era avanzata la vernice bianca, avendo due mani, allora ho detto vabbè, proviamo a vedere se il colore viene. Mi ho messo un paio di gocce di blu, se non sbaglio 4 gocce, ma in poca vernice, e più o meno il colore mi piace, non ha un grande distacco, però è buono. E questo è quello che abbiamo fatto finora. Adesso oggi invece sarà il giorno numero 3, sì? Dovremmo finire di dare le ultime mani vernici. Se riusciamo a livellare tutte le parti che abbiamo stuccato, ingessato, eccetera. Guardate che nel frattempo abbiamo tolto anche la TV, abbiamo pulito la TV, abbiamo fatto l'aspirapolvere, abbiamo pulito la stanza che era in condizioni disumane, quindi vi togliamo i particolari del fatto che abbiamo tolto, messo teli, scocciato il muro, abbiamo scocciato tutto, insomma un casino totale. Però ce la stiamo facendo, siamo già a buon punto. La stanza, diciamo che per un terzo dipinta, ci vorrà tempo e pazienza, ovviamente. Abbiamo incollato anche i battiscopa, anche se ho scoperto che mi mancano due battiscopa, ma non fa niente, li verniciamo sotto. Pazienza, tutto sotto il termosifone, chi se ne frega, tutto di cazzo di vedere. E questo è tutto. Se vedete che appunto non farò più video ASMR perché appunto c'è troppo casino in casa, c'è roba in bagno ci sono i pennelli, il secchio, c'è di tutto in bagno, c'è di tutto in sala, che non vi faccio vedere perché vorrò farvi vedere il prossimo video. Questo video lo metterò già per. Lo programmerò già, se riesco lo monterò. E gli altri invece ci vorrà un po' più di tempo perché dovrò montarli insieme. E uscirà sempre un video del mio canale e un video del canale del mio ragazzo. Così contemporaneamente, lo stesso giorno, potete vedere la parte 1 e la parte 2. In modo da non farli tutti sul mio unico canale. Così che saranno anche più lunghi. Non so quanti video usciranno in totale, però. Sicuramente vi farò fare un room tour finale quando avremo finito. In teoria dovremmo fare tutto entro 2 settimane, ma.
A parte sabato e la domenica che ce la teniamo come riposo, perché il sabato poi tra l'altro dobbiamo mangiare anche fuori, la domenica invece penso che moriremo sul divano. Tutti gli altri giorni li usiamo al massimo, quindi a parte questa mattina che i miei sono dovuti andare ai miei nonni per aiutarli, io la stanza la sto facendo solo arieggiare per il momento, poi per il resto non la so, oggi non la tocco. Aspetto il mio ragazzo, poi diciamo, dobbiamo rimettere il telo e tutto. L'unica cosa che farò è sistemare il letto. Al massimo ci tolgo la roba, perché io la notte tengo una sedia come comodino provvisorio. Tolgo il comodino, stacco tutte le prese, perché le prese devo ristaccarle ogni sera e mattina, che sono quelle lì della luce, perché ho una lampada, e quella del telefonino. E questo è tutto, io vi auguro una buona giornata. Io finisco di fare la mia colazione con la mia briochina con il miele. E ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti per la pazienza, e so che magari non vi farà impazzire vedere ristrutturare la mia stanza, però spero che vi piaccia. Comunque è un grande lavoro che stiamo facendo il mio ragazzo, e vi ripetiamo che noi non siamo né bianchini né qualsiasi altro lavoro stiamo facendo, tutto ovviamente seguendo tutorial o il nostro cervello. Cioè, stiamo imitando quello che guardiamo tramite i nostri nonni, il mamma, persone che comunque hanno già fatto questo tipo di lavoro. Grazie a Dio in famiglia ne abbiamo tanti che fanno questo lavoro, quindi diciamo che andiamo per imitazione. Però per ora è andato tutto bene. Il mio letto regge, non abbiamo rotto nulla, quindi per ora va bene. Dobbiamo solo finire di lavorare un po', perché ovviamente in due non è facilissimo. La mia stanza è piccola, sì, però c'è tante mani di vernice da dare, perché comunque le mie vernici non è coprentissime ad acqua, quindi ci vogliono varie mani di vernici. Non siamo precisissimi, ovviamente, perché ripeto, non siamo carpentieri e siamo troppo poveri per poter chiamare delle persone che ti chiedono anche tanto, per carità, è un lavoro nobilissimo, perché posso capire chi lo fa. Mio nonno l'ha fatto per tantissimi anni ed è bravissimo, proprio mio nonno adesso ha il diabete, ha problemi alle gambe, non potrei mai chiedergli una cosa del genere. Idem il nonno di Andrea non potrebbe mai chiedergli. Cadere non poteva chiedere a suo nonno, che comunque ha 70 fischi anni, poter fare questo lavoro. Quindi lasciamo riposare i nostri nonni, cerchiamo noi di rappezzare in qualche modo, secondo i loro consigli sempre, perché comunque ci consigliano, anche se ci fanno ammazzare col pennello. Ci hanno fatto dipingere col pennello, perché il pennello si usa per dipingere, noi volevamo usare i rulli perché era più facile, però non abbiamo i rulli, abbiamo solo i pennelli come usavano i nostri nonni, e un secchio per la vernice. Però abbiamo già, cosa che non so se esisteva già 40 anni fa, abbiamo, grazie a Dio, una specie di griglia per colare un po' di colore, e poi niente, tanti nylon, e poi per il resto, poi il resto lo puliremo. Io vi saluto di nuovo, mi raccomando, lasciate tanti like a questo video, spero che vi piacerà. Ovviamente a parte questo video ne usciranno, appunto, questo qua era una premessa, diciamo il video pilot, il pilota, il pilot lì. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.